benvenuti a questa sessione di formazione e di esercitazione che, come sapete, è dedicata al tema del benchmark. Oggi ci divertiremo con un po' di casi reali, quindi cominciate a memorizzare, a pensare a qualche esempio di azienda che vi interessa vedere insieme. E come sempre aspetto qualche istante che termini il processo di registrazione. Nel frattempo, grazie per i riscontri. Sì, ancora non ho condiviso lo schermo, quindi è normale che non si veda per Paolo. Volevo semplicemente condividere, immagino che in questo momento li vediate, i risultati del breve sondaggio che abbiamo inserito in fase di attesa, per cui insomma, ringraziamo anche per aver risposto. Ricordo semplicemente che l'app è gratuita, la potete scaricare tranquillamente dal vostro cellulare. E se avete un account Linux Premium lo potete, diciamo, utilizzando le stesse credenziali di accesso nell'app, quindi le stesse che utilizzate per accedere alla piattaforma, avete la possibilità non soltanto di visualizzare i dati di base dell'azienda, quindi valore della produzione, utile, patrimonio e quant'altro, ma di visualizzare anche la valutazione automatica del profilo economico, patrimoniale e finanziario. Allora, a questo punto io chiuderei il sondaggio, condividiamo lo schermo. A questo punto per Paolo dovreste vedere tutti quanti anche lo schermo e possiamo tranquillamente iniziare la sessione di oggi. Il tema è il benchmark, però prima di arrivare al benchmark volevo fare un qualcosa che penso sia utile condividere e che poi comunque ci aiuta a buttare le basi per affrontare il tema di oggi in maniera più efficace. Allora, vedete lo schermo? Sì, perfetto. Volevo divertirmi con voi stamattina perché mi è saltato agli occhi, credo ieri o l'altro ieri, un caso veramente divertente che aiuta a fare una serie di riflessioni circa l'importanza che ricopre, questo sapete che lo diciamo sempre, il ruolo dell'analista, del professionista, no? Di colui che opera nell'ambito dell'analisi aziendale e quant'altro, in tutte quelle processi di valutazione. Cioè, lo ricordiamo sempre questo aspetto, cioè non dobbiamo avere a disposizione la possibilità di accedere ai dati, alle informazioni, di poter rapidamente raccogliere, no, dati strutturati più o meno elaborati, però poi alla fine ci vuole sempre qualcuno che fa il passo in più, si fa la domanda giusta, come dice sempre il buon Ivan Fogliata, e appunto rispetto alla domanda corretta si pone la risposta. Vediamo un attimino qui che cosa succede, non capisco perché non riusciamo ad entrare, ma lo facciamo in un istante. Ecco qua. Allora, vi dico esattamente quello che ho fatto e perché poi mi interessa andare a vedere qualche caso insieme a voi. Allora, sono andato a cercare i bilanci del 2021, ok? Per vedere quanti ce ne sono. Sappiamo che in questo periodo dell'anno sono veramente pochi, no? In questo momento i bilanci 2021 disponibili sono 8.694, quindi davvero pochi rispetto al perimetro che ci dovremmo, che ci dovremmo aspettare. E in particolare, in più, sappiamo che molti dei bilanci 2021 sono bilanci chiusi in periodi antecedenti al dicembre, quindi fanno più riferimento ancora, se vogliamo, all'esercizio 2019, per cui sappiamo che possiamo andare a scegliere, no, soltanto i bilanci che chiudono l'esercizio non soltanto nel 2021, ma nel mese di dicembre. Facendo in questo modo ne vengono ancora meno, sono circa 2.989. Allora, per capire, no, quello che può essere il trend che ci dobbiamo aspettare, no, per circa l'andamento del 2021, quello che facciamo spesso è andare a vedere i bilanci delle imprese più grandi. Quindi ordiniamo cliccando sulla colonnina ricavi le imprese e vediamo un pochettino quelle che sono le imprese che hanno già depositato i bilanci. Mi sono saltati agli occhi, diciamo, almeno due casi che volevo rapidamente condividere con voi. Il primo riguarda Amazon, che come vedete, no, mostra un dato che è veramente particolare e che fondamentalmente sotto la colonnina PFN sono delle imprese che hanno il puntino verde. Il puntino verde sapete bene che vuol dire che i dati contabili
di ciascuna azienda sono totalmente completi e quindi consentono di elaborare un modello di analisi completo, incluso di PFN, diciamo, di calcolo del circolante e così via. Però vedete che la PFN è pari a zero. Ma com'è possibile che c'è, no, un'azienda che ha liquidità zero e debiti finanziari pari a zero, per cui la PFN è pari a zero? Ci eravamo fermati qui e giustamente qualcuno aveva già fatto tutta una serie di ragionamenti, li vado a recuperare, no? Oscar dice assenza di debiti finanziari e di liquidità. Giusto, insomma, fondamentalmente questi sono i classici casi in cui bisogna andare un po' a guardare cosa succede, no? Perché chiaramente è una situazione anomala. Linus vi aiuta a capire quale può essere il problema, o comunque non il problema, diciamo il motivo per cui si verificano questi aspetti, e qui sta poi al professionista andare, no, ad approfondire no, il dettaglio dell'analisi, andare a guardare i dati che sono stati utilizzati per ricreare il modello di analisi. Oggettivamente sul bilancio, alla voce liquidità, no, le disponibilità liquide risultano pari a zero, evidentemente perché l'azienda, come è stato detto da qualcuno, fa attività di cash pooling, no, che si possono andare a visualizzare andando nel dettaglio delle informazioni disponibili nella fonte o andando a leggere anche informazioni in nota integrativa e se diciamo, è importante ai fini dell'analisi, trasferendo l'azienda in area riservata, è possibile andare a modificare la riclassificazione per, no, diciamo, avere una migliore e più adeguata rappresentazione del caso aziendale attraverso i numeri. Quindi questo era un caso, se vogliamo, molto semplice. Ma quello più succulento, fatemi dire, su cui volevo ragionare è questo di qua, no? Chi conosce questa azienda? Stiamo parlando di dati pubblici, eh? Quindi corretto Matteo, questo avete visto rapidamente che è un caso abbastanza semplice, cioè uno dei classici casi in cui la riclassificazione è fondamentale per capire l'azienda. Chi è che conosce questa azienda di qua? La prima che vedete? Oggi ragioniamo su dati, ovviamente come sempre, su soli dati pubblici, quindi leggiamo quello che c'è nel sistema, no? Abbiamo preso i bilanci 2021, no? E li abbiamo ordinati per ricavi e troviamo un'azienda che fa 9 miliardi di ricavi con un EBITDA di 8 miliardi e 9. Una PFN negativa vuol dire che c'è più cassa che debito di 1 miliardo e 50 milioni, cosa sono 50 milioni, ok? Chi la conosce? Roberta dice io no, e mi incuriosisce molto, anche a me è molto incuriosito perché sapete, cioè, le grandi aziende, quelle veramente grandi, più o meno le conosciamo tutte, per cui nel momento in cui è comparsa questa azienda, tra l'altro, che ha depositato un bilancio di 13 mesi, no? Questo vuol dire che l'azienda è stata costituita a fine 2020. Voi sapete che se un'azienda viene costituita 3 mesi di ottobre e dicembre, no? Anziché fare un primo bilancio di 1 o 2 mesi, ne può fare uno al termine dell'esercizio successivo, no? Di 13 o di 14 mesi, addirittura fino a 16 mesi, no? Luciano dice una startup, è considerata startup innovativa, corretta, però è una bella startup perché è una startup che pronti via fa 9 miliardi, cioè, a me sembra veramente questa cosa mi ha incuriosito. Allora cosa ho fatto? La sono andata a guardare, ok? La sono andata a guardare e la prima cosa che ho fatto è andare a verificare i dati, no? Perché andare a verificare i dati? Perché nel mondo dell'informatico, eccetera, eccetera, cioè per arrivare a leggere dei numeri, no, che sono all'interno di una piattaforma, dietro c'è un mondo fatto di diversi operatori, c'è l'azienda che deposita il bilancio, c'è la Camera di Commercio regionale che fa la propria attività, che poi, no, trasferisce ovviamente in maniera totalmente informatica i dati al registro imprese. Che li rielabora, li impastrucca, eccetera, li rimette poi a disposizione di noi distributori e noi distributori andiamo a prelevare per fornirvi i dati. Però in tutto questo processo, nella vita non si può mai sapere, ci possono essere delle anomalie di vario tipo, no? Allora, la prima cosa che ho fatto, mi sono andato a vedere in dettaglio i dati, no? Quindi il bilancio ordinario me lo sono scaricato, me lo sono guardato e ho verificato che tutti i numeri che ci sono qui sono assolutamente corrispondenti a quanto è stato depositato.
Però l'altra cosa che ho detto ma di che è questa azienda? Io non la conoscevo. Sono andato a vedere, no? E trovo, fatemi cancellare il nome, perché questo, cioè, poi chiunque di voi lo può andare a verificare, però non mi interessa parlare del nome specifico quanto del caso, no? Andando a vedere i soci, mi aspettavo di trovare un gruppo dietro, un gruppo importante che magari poteva aver creato chissà cosa no? Insomma, per giustificare un'impresa di questo tipo. Se guardate bene al codice fiscale, questo arzillo signore è del 1928. 1928, se faccio bene i conti, siamo a 94 anni, no? No, Diego, adesso io non so esattamente cos'è questa roba qui, però diciamo niente che in qualche modo sia riconducibile ad altri gruppi o quant'altro. Andare a vedere le partecipazioni, non c'era nulla. Titolari effettivi, abbiamo sempre lo stesso arzillo signore che è anche titolare effettivo. Andando a vedere gli esponenti delle cariche, sempre lo stesso signore che è amministratore unico e socio unico. Insomma, alla fine io non ho idea cosa sia questa azienda. Tra l'altro, il sito non esiste. Andando a guardare online, si trovano dei documenti in PDF che dicono delle cose, ma che diciamo, non sembrano documenti provenienti da processi certificati, no? È un'attività come attività, diciamo, come Ateco, è un'attività di consulenza imprenditoriale, altra consulenza amministrativa o gestionale e così via. Insomma, io mi fermerei qui e lascerei a voi. Scusate, mi dicono qualcuno? Ah, questo è corretto, correttissimo. Mi dice qualcuno correttamente, mi fa notare che non è del... Ah, questo mi colpisce ancora di più. Allora, chiedo perdono, no? Perché qualcuno mi fa notare che non è correttamente del 28, ma dell'82, quindi ho visto anche male io. Quindi non è un arzillo signore, ma è un ragazzo, fatemi dire, che nell'82 è sicuramente un ragazzo, che insomma, che non so bene per quale motivo, sono in difficoltà nel provare a dare dei commenti che non siano anche frutto di una mia riflessione, no? Che in qualche modo ha depositato un bilancio fatto così. Io non ho idea, però non riesco a pensare che una struttura del genere pronti via. Rappresentata da una sola persona possa andare a generare un fatturato di questo tipo, no? Perché questo è importante? Adesso vediamo cos'è. Io non ho idea, ovviamente mi voglio fermare qui perché io, ripeto, non riesco a immaginare cosa ci si possa inventare e non ho trovato niente nella documentazione per poter fare un'azienda così dalla sera alla mattina, non ho proprio idea. Però è importante perché entriamo nel tema del benchmark, no? È importante per vari motivi. Uno, perché il fatto di avere dati giusti, corretti, verificati e controllati non necessariamente ci dà tutte le risposte. E non c'è modo, capite bene, per poter dare degli alert in automatico, no? Sì, uno può dire, guarda, se c'è una società che fa più di X milioni o miliardi, no? E c'è una sola persona, fai attenzione. Però capite bene che, insomma, sono delle indicazioni abbastanza, diciamo, di scarso valore. La seconda cosa importante ci proietta al tema di oggi, che è quello delle analisi che mi hanno come obiettivo quello di andare a studiare degli aggregati. Se io prendo l'Ateco, questo di qua, e vado a fare una ricerca che adesso, se volete, facciamo sul database, anzi, facciamola proprio, così lo facciamo insieme. Tanto questo poi ci serve per il tema di oggi del benchmark, no? Sono nelle mie anagrafiche, no? Vado a prendere tutti i bilanci del 2021, vediamo se ce n'è qualcuno in più su questa teco. Dati anagrafici uguale, e prendiamo questa teco di qua. Ok. Sono 60, questo è interessante. Immaginiamo poi di essere interessati, ok, a questo settore in particolare ed in particolare ad aziende di una certa dimensione. Immaginiamo di poter aggiungere un filtro e di dire, guarda, io
Voglio andare a prendere le imprese che hanno ricavi maggiori di, che ne so, 5 milioni, ok? Perché mi interessano soltanto quelle di una certa dimensione. Ne trovo 8, lasciamo stare, diciamo, altre considerazioni che si possono fare. A questo punto, magari in maniera, come si può dire, veloce, rapida, non entro nel merito delle singole aziende. Decido di crearmi un gran aggregato di queste imprese, quindi azioni crea gruppo e lo chiamo webinar eliminare. Ok, e senza ragionare di fretta, facendo una sola estrazione sul database, eccetera, eccetera, no? Vado a guardare i risultati e dico, però guarda che cosa interessante. Adesso questo, diciamo, è un caso talmente strano che comunque qualche dubbio potrebbe venire. Immaginate una situazione in cui un'azienda così avesse avuto i bilanci anche 2020, quindi qua avremmo trovato un numero simile al 2021, no? Guardo i dati all'aggregato e dico, ah, ma il settore è pazzesco, vale 10 miliardi, eccetera, eccetera, ma in realtà non sto andando a guardare, no, il dettaglio delle imprese che ci sono sotto, no? E da qui, ripeto, l'importanza poi di andare a navigare tra i numeri, per cui no, andare a vedere anzi andiamo su questo altro menu, adesso vi faccio vedere. Vedete, andare nel dettaglio, no, diciamo, in profondità sulle varie, diciamo, tavole che sono a disposizione per capire se c'è qualcosa di strano. Vedete che emerge subito che c'è un'impresa che è un outlier, no? Nel momento in cui su un settore che è fatto di imprese di 3, 4, 5 milioni ne trovo una grande, chiaramente devo andare a vedere. Questo è semplicemente un esempio per dire che di rischi, no? Di prendere per veri dei dati che da un punto di vista della, tra virgolette, certificazione sono corretti, che invece sono fuorvianti, è elevatissimo e può portare a delle conclusioni sbagliate. Adesso abbiamo fatto questo esempio di qua che è veramente madornale, ma potrebbe esserci un tema legato alla corretta riclassificazione delle singole imprese di un aggregato. Quindi, insomma, bisogna in qualche modo fare molta, molta attenzione. Allora, qualcuno mi dice che il nostro amico titolare unico è un commercialista, eccetera, eccetera. Va bene. Ora, diciamo, avendo un po' riscaldati i motori, volevo appunto vedere poi quindi cosa fare nel momento in cui io ho un'azienda e devo andare a elaborare il benchmark, no? Quindi vi chiederei se avete dei nomi di aziende che vi può interessare guardare insieme e io vi indico un percorso che può aiutare a ridurre al minimo gli errori, no? E poi chiudiamo con, diciamo, una volta che abbiamo identificato i benchmark, andiamo a chiudere con la lettura dei risultati del benchmark, no? Quindi, se siete d'accordo, avete qualcuno di voi ha un nome su cui vuole ragionare o ne prendo io uno a caso come al solito? Vediamo. Non, nessuno scrive, nessuno osa? Oh, Marco, grazie. Ideal Lux. Marco mi dice Ideal Lux, scritto esattamente come, no, Giampiero, quella lì non la pronuncio neanche più, quindi Giampiero è l'idea bocciata. Sto scherzando. Quindi Vigevano, l'abbiamo trovata, l'andiamo a guardare. Ok? Allora, il mio percorso, vi indico il mio percorso, perché qui non stiamo parlando di elaborazione, stiamo parlando di percorso logico che ci porta, no, nel caso più classico, no, a identificare un elenco di imprese quanto più simili possibili per andare a vedere la mia azienda, che in questo caso è Dialux, no? Come si posiziona rispetto alle altre, no? Allora, la prima cosa che vado a vedere è quanto è grande l'azienda, no? Molto semplicemente vedo che è un'azienda che ha una certa struttura, ha una lunga storia perché è costituita dall'87. Viaggia tra appunto intorno ai 10 milioni nel tempo. I numeri mi sembrano abbastanza a posto, con qualche punto d'attenzione sulla parte finanziaria, no? Vedo che sicuramente c'è un grandissimo tema sul mondo del circolante, no? Vedete, i debiti commerciali sono più o meno stabili sui 130 giorni, ma le rimanenze sono invece
No, sicuramente un tema da andare a affrontare perché vedete che passiamo da 300 a quasi 400 a 700 giorni di rimanenza. No? Quindi il primo punto di attenzione l'abbiamo trovato. In più vediamo che c'è un incremento dei crediti commerciali. Ok? Quindi due elementi insieme che mi dicono che io devo andare a capire sicuramente questa parte qui, che è quella che poi mi va a determinare la faccia brutta, no? Che ci abbiamo sulla parte finanziaria. Ok? Quindi comincio a farmi un'idea, dopodiché gli altri aspetti che mi interessa andare a vedere sono legati al tipo di attività che fa. Vedete, fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione. Siccome è un'azienda di, diciamo, piccolina, tutto sommato, no? Non è un gigante. L'altra cosa che mi interessa vedere è dove è attiva. Magari vado a dare una sbirciata al sito se non conosco per nulla l'azienda. Vado a vedere che è un'azienda, abbiamo detto Vigevano, quindi Lombardia, quindi Nord Italia. Sto mettendo una serie di parametri e vedo anche che è un'azienda che appartiene al settore industria e anche dal punto di vista del modello industriale e del modello di business è industrial, quindi non lavora prevalentemente per commessa. E che è prevalentemente un B2B. Ho una serie di informazioni che, in assenza di altri elementi della conoscenza diretta dell'impresa, in qualche modo può darmi in qualche forma di aiuto. Vedete, io trovo, no, comincio a guardare il sito, ci ragiono un attimo, cerco di capire un pochettino che tipo di attività svolge. Ora, sapete bene, questo lo chiudo che non vi serve, e anche questo lo chiudiamo che non vi serve. Sapete bene che il modo migliore per fare il benchmark è quello di chiedere ai concorrenti direttamente all'imprenditore, ma questo a volte non è possibile perché magari non abbiamo questo contatto diretto che ci consente di farlo, non abbiamo una conoscenza diretta del settore, per cui possiamo dire l'azienda alfa è concorrente di beta e gamma. In quel caso sarebbe semplicissimo dal punto di vista operativo fare il benchmark perché potremmo andare tranquillamente a diciamo in area riservata andare ad associare le imprese benchmark e vedere il confronto tra le aziende. Questa cosa la facciamo tra un secondo dopo che abbiamo capito quali potrebbero essere i migliori concorrenti di questa azienda qui. Ok, quindi sappiamo alcune cose di queste aziende che ci consentono di cominciare a cercare delle imprese simili. Come facciamo? Andiamo sempre in area pubblica, no? Nell'area del database dove è possibile andare a fare la ricerca con filtri e cominciamo un attimino a giocare. Come? Partiamo dalla Deco, ma è diciamo, un modo per restringere un po' l'analisi. Dobbiamo fare attenzione al fatto che potrebbero esserci imprese che fanno esattamente l'attività di questa qui, che per qualche ragione non sono inclusi in questa Ateco, ma in altri Ateco. Questo potrebbe succedere e vediamo, secondo quello che è l'approccio che vi sto proponendo, quale può essere il modo per andare a beccare anche quelle che non sono intercettate direttamente dall'Ateco. Cosa facciamo? Mettiamo l'anno di riferimento, il 2020, perché la nostra azienda ha come ultimo bilancio il 2020 e quindi ci mettiamo nelle condizioni di, diciamo, di confronto con un anno che sia comune ad entrambe. La nostra azienda va al bilancio a dicembre, quindi anche in questo caso andiamo a prendere tutti quelli che hanno il bilancio a dicembre della durata di 12 mesi, così andiamo a beccare almeno dal punto di vista del periodo di riferimento un qualcosa che è comune ad entrambi i soggetti. E successivamente andiamo a fare la prima ricerca per Ateco. Aspettiamo un attimo che risponda, eccolo qua. Come si fa? Lo sapete benissimo, filtra per, aggiungiamo, siccome voglio cercare per Ateco, scrivo Ateco, dati anagrafici, quindi codice Ateco, uguale, e vado a inserire l'Ateco, no? 27400, vedete, lo trovo qui, ok? Applichiamo i filtri, ne troviamo 352, bene. Possiamo cominciarle a ordinare per ricavi, così vediamo un attimino, no? Quali sono i principali player. Cominciamo a vedere Floss, in questo settore magari diciamo, è un po' più intuitivo di altri, quindi diventa più facile capire se certe imprese sono quelle con cui effettivamente possiamo fare dei confronti o meno. Vediamo però che c'è Begelli e quant'altro, vediamo che ci sono sia gli ordinari che i consolidati. Allora, siccome noi vogliamo studiare
il settore, diciamo, senza avere duplicati, il mio consiglio è quello di aggiungere questo filtro che si chiama ordinario verso consolidato, che vi consente di andare a scegliere l'ordinario o consolidato nel caso in cui ci siano entrambi. Quindi, se io scelgo ordinario, nel caso in cui io ho la Baghelli consolidato e la Baghelli ordinario, mi sceglie l'ordinario. Se invece scegliessi consolidato, mi sceglierebbe nella stessa casistica il consolidato. In questo modo da 352 scendiamo a, vediamo quante sono, 344. Benissimo. Poi sapete, abbiamo visto che la nostra azienda ha un modello di analisi completo, magari, e tra l'altro il nostro problema su questa azienda è quello di andare a guardare, ops, scusate, oggi è proprio così, la struttura del circolante, ok? Quindi ci interessa andare a prendere anche sul nostro panel di imprese quelle che hanno i dati in ordine. Come si fa? Nei filtri generali, il primo check schemi gestionali lo consente di andare a identificare le sole imprese che hanno, no, il puntino verde o diverso da rosso, oppure potete mettere uguale a verde, è esattamente la stessa cosa. Andando ad applicare filtri, scenderemo da 344 a 204. Vedete quante ne togliamo? Togliamo tante. Non vuol dire che le restanti 100 e qualcosa li andiamo a non considerare, ma li consideriamo in modo diverso, sapendo che quelle altre imprese, per quelle altre imprese non sarà possibile fare delle analisi di dettaglio, perché nei dati pubblici quelle informazioni non ci sono. Bene, però abbiamo detto anche che la nostra impresa fa circa 10 milioni, okay, ed era del Nord Italia. Bene, quindi aggiungiamo un altro filtro, quindi facciamo area geografica. Vedete, dati grafici, area geografica, mettiamo uguale nord, nord-est, nord-ovest. Se volete, potete mettere la regione, insomma, potete mettere quello che ritenete voi, ne potete mettere anche più di uno. Andiamo ancora a filtrare le imprese. Sono 163, ok? Ancora però abbiamo preso noi che cosa? Delle imprese che hanno il bilancio nel 2020, che hanno questo Ateco e che senza prendere i duplicati ordinario e consolidato, però ancora non abbiamo messo delle caratteristiche che ci avvicinano a un profilo aziendale simile a quello di nostro interesse. Cosa possiamo fare? Possiamo aggiungere dei parametri dal punto di vista contabile, quindi aggiungi filtro e andiamo a prendere le imprese che hanno ricavi, no? Aggiungi filtro, ne metto due, adesso vi faccio vedere perché. Maggiore o uguale a, facciamo 5 milioni, la nostra azienda ne faceva circa 10, e minore o uguale o minore o uguale di, facciamo 30 milioni, vediamo cosa viene fuori. In questo modo 50, benissimo. Innanzitutto vi ricordo un aspetto operativo che vi aiuta in molti casi. Questi archivi che avete creato, li potete, questi filtri, scusate, li potete archiviare, ok? E quindi lo chiamiamo webinar eliminare, così io mi ricordo che non serve, ok? E il vantaggio qual è? Che se per caso voi, per qualche motivo, mentre siete qui, poi decidete di andare a guardare una determinata azienda, anzi facciamolo, andiamo a vedere la Fumagalli, perché mi interessava la Fumagalli capirla nel dettaglio, no? Guardo altre cose, magari vengo interrotto, no, da una telefonata da un cliente, nel momento in cui io poi ritorno, no, al mio menu dove posso andare a filtrare le imprese, non devo riscrivere tutti i filtri, no? Ma li posso semplicemente andare a richiamare. Nel frattempo qualcuno mi ha indicato, anzi Marco mi ha indicato il concorrente, adesso lo andiamo a vedere. Quindi lo posso andare a richiamare, vedete, webinar eliminare. Vengono riproposti tutti i filtri, nel momento in cui applico i filtri tornerò alla numerica che abbiamo visto prima. Ok? Sono 49, ok? Bene, ma ancora abbiamo delle imprese che hanno questo range di fatturato con gli altri parametri che abbiamo visto, ma noi abbiamo visto che la nostra era un, cos'era? Abbiamo visto che era un'azienda industriale, vediamo, dunque, si trova con industriale, esattamente, vedete, è modello di business, è un'azienda industriale, quindi mettiamo uguale a industrial, ok?
Così andiamo a prendere le imprese che anche dal punto di vista contabile, diciamo, non sono aziende di servizi, vedete, ne abbiamo tolte ancora un po' qualcuna, aziende di servizi o aziende diciamo, commerciali, andiamo a prendere proprio quelli che presumibilmente fanno trasformazione e così via delle altre. Nel frattempo, Marco mi dice che la Disano è concorrente, vorrei vedere un attimo se la troviamo qui, perché se non c'è, poi possiamo fare una cosa simpatica. Vedete, la Disano, no? Che Marco indica come concorrente, in questa selezione non c'è. Allora noi facciamo una cosa molto simpatica, che andiamo a vedere la Disano che caratteristiche ha e perché l'abbiamo esclusa. Disano. Vediamo. Illuminazione, immagino che sia questa di qua, vero? Corretto, Marco? Ok. La Risano fattura 100 milioni, quindi nei nostri criteri l'abbiamo esclusa perché fattura 100 milioni. Possiamo anche lì divertirci a mettere minore di 100 milioni, così dovrebbe comparire anche la Disano e magari qualche altra impresa in più. Sono 56. La Disano ancora non è comparsa per qualche motivo che, no, che è interessante. Andiamo a vedere. Noi abbiamo messo, questa è la Disano, no? I ricavi sono 101 milioni. Abbiamo già trovato il motivo. Vi sto facendo un po' impazzire, ma adesso ci arriviamo. 110. Quindi a questo punto dovrebbe comparire anche la Disano. Ok, la vediamo qua, va bene? Ora, a questo punto uno potrebbe essere soddisfatto e dire: ma questo è il mio elenco di concorrenti, bene, questi sono i soggetti, adesso vado a capire un attimino qualcosina in più. Attenzione a questo aspetto, perché adesso vi faccio vedere che studiando nel dettaglio queste imprese, scopriremo che probabilmente alcune di queste le dobbiamo ancora una volta escludere per qualche motivazione che deriva da un'analisi più profonda che andiamo a fare dei dati contabili, no? Prima considerazione. Seconda considerazione è che l'unico soggetto che veramente conosce bene i concorrenti della propria azienda è proprio l'imprenditore. Allora, se questo è possibile, cioè se è possibile dialogare con l'imprenditore, la cosa utile da fare è prendere questa lista, no? È la famosa long list, no? Perché utilizza determinati processi, eccetera. E dire: guarda, vada all'imprenditore dice: senti, io ho fatto una selezione di imprese che hanno queste caratteristiche, mi dici, no, esattamente le cose come stanno, se sono giuste, se sono sbagliate, se li incontri, diciamo, sul mercato, se sono effettivamente realtà con cui fai appugni. E generalmente l'imprenditore fa sempre il solito lavoro, dice: questa non c'entra niente, quest'altra non c'entra niente, mi devi aggiungere questa e quest'altra. In questo modo arrivate alla short list, che è quella che vi interessa andare poi a utilizzare per il confronto reale. Fatto questo lavoro, dobbiamo studiare queste 57 imprese per capire se ci stiamo beccando oppure no. Come si fa? Se volete potete scaricarvi in Excel i dati, ma diciamo, diventa veramente complesso poi guardare tante cose. La cosa più immediata che potete fare è andare a creare un gruppo, ok? Lo chiamiamo illuminazione eliminare. Cosa stiamo facendo? Stiamo aggregando i dati dell'impresa, no? E abbiamo creato, no, un aggregato di queste 57 imprese, no? Che complessivamente fanno 1 miliardo 540 milioni, con queste caratteristiche, con un profilo assolutamente accettabile, anzi più che accettabile dal punto di vista economico e patrimoniale. Dal punto di vista finanziario tornano dei problemini, no? Dal punto di vista del circolante già vediamo delle cose interessanti, perché a livello medio, no? A livello di aggregato, i numeri del circolante sono significativamente diversi rispetto alla nostra azienda, no? Vedete che i crediti commerciali sono stabili, non sono in crescita, anzi addirittura sono leggermente scesi,
Vedete che i debiti commerciali non sono a 120 giorni in media, ma sono a 90, quindi sono sotto, e vedete che le rimanenze non sono 600 giorni, ma sono 194, no? Quindi a questo livello già abbiamo un'informazione che ci dice, guarda, rispetto a questi parametri, la nostra azienda è abbastanza lontana. Però attenzione che questi sono dei valori medi. A noi ci interessa andare a vedere il dettaglio del posizionamento delle imprese di questo panel rispetto a questi parametri. Come facciamo? Il metodo veloce è quello di andare a vedere direttamente il report, no? Commentato. Quindi ci andiamo a cliccare su, lo scorriamo rapidamente. Nel tempo che lo crea, eccolo qua. Ci dice tutta una serie di cose che chiaramente in questo momento tralascio, cioè mi dice quanti sono i periodi contabili, e mi dice dove, vi ricordate, abbiamo scelto di tagliare nel nord Italia, quindi andiamo a prendere soltanto le imprese che fanno parte di quel panel. Mi dice in maniera molto chiara ed evidente che è un settore molto solido, no? Che vedete è andato, diciamo, non è cresciuto tantissimo tra il 18 e il 19, ha perso sicuramente un po' nell'anno della pandemia, però ha sempre mantenuto delle ottime marginalità, e questo è un dato molto molto importante. Vedete però che questo è un dato aggregato. Quando scendiamo nel dettaglio, vedete che è vero che a livello globale, no, c'è stato un meno 12,5%, però ci sono state imprese che hanno fatto più 36, no? Più 48, no? Ci sono, queste imprese di qua sono cresciute anche nell'anno della pandemia. Ce ne sono delle altre che hanno perso molto di più, quindi meno 50, meno 40, meno 30%, no? Ogni puntino di questo è un'azienda, quindi per ognuno di questi puntini possiamo andare in dettaglio. Nel frattempo avete visto che c'è anche qualcuno in liquidazione e così via. Noi però siamo interessati al tema del circolante, per cui quello che noi facciamo dopo aver visto se ci sono dati particolari, interessanti, vedete che ci sono, diciamo, la maggior parte delle imprese sono solide, però ce n'è anche qualcuna che è chiaramente in difficoltà, trovate anche l'elenco, però ripeto, noi siamo interessati ad andare a vedere in particolare gli aspetti legati al circolante. Come facciamo? Chiudiamo questo report e andiamo a utilizzare il modulo analisi gruppo. E in particolare, per questo tipo di esigenza, il consiglio è andare a vedere le matrici che si trovano in questo menu qui, è un po' nascosto, no? Però è molto importante quello che trovate qui dentro. Qui dentro ci sono le matrici che consentono di confrontare, diciamo, tutte le imprese su due assi, lo score e i dati di circolante, no? Allora, vedete che qui abbiamo delle prime risposte importanti. Abbiamo detto che a livello aggregato le rimanenze giravano, se non sbaglio, intorno ai 90 giorni, quindi su un qualcosa che sta più o meno qui. Però vedete che ci sono imprese molto diverse. Ci sono imprese che hanno 986 giorni, no, di rotazione delle rimanenze, 696 la nostra azienda, no? Si chiamava, sì, era questa di qua. 633, e poi però la maggior parte delle imprese, no, stanno, diciamo, 300 e 300 giorni. Quindi il vero punto è capire, no, appunto, se queste imprese che hanno dei giorni di rimanenze molto più lunghi, no, sono imprese che fanno qualcosa di particolare, magari non è questo il settore, ma ci sono dei mondi in cui magari l'impresa fa magazzino anche per conto dei propri clienti, eccetera. Oppure se questo è sintomo di qualcos'altro, teniamolo lì e poi lo andiamo a vedere. I crediti commerciali, anche in questo caso, no, noi abbiamo visto che la nostra azienda incassava comunque con tempi piuttosto lunghi. In realtà vedete che c'è una dispersione tra i dati che è elevatissima. Sempre in questa aggregazione che abbiamo fatto, ci sono imprese che incassano a 2-3 giorni, quindi di fatto sono dei B2C, e delle imprese che incassano a 237 giorni, quindi anche questo deve essere un altro asse di segmentazione. La stessa cosa per i debiti commerciali e per tutti gli altri parametri. Avendo fatto un'opportuna analisi, quindi essendo entrati un po' nel dettaglio, immaginiamo di voler andare a isolare queste imprese di qua, cioè quelle che hanno un magazzino, diciamo, superiore a 300 giorni. Cosa dobbiamo fare? Partiamo da questo gruppo, che è quello che abbiamo già creato, e dobbiamo creare uno più piccolo con dei filtri aggiuntivi. Ok, come facciamo?
analisi gruppo, modifica gruppo. E andiamo a utilizzare dei filtri aggiuntivi. Capite bene che già a questo livello io potrei cancellare delle imprese e aggiungerne delle altre se già ho delle informazioni in più perché ho parlato con l'imprenditore o perché magari ho uno studio settoriale che mi mette in condizione di capire bene determinate cose. Quindi andiamo a filtrare ulteriormente, no, questo aggregato. Quindi in questo momento stiamo lavorando all'interno dell'aggregato illuminazione eliminare, quindi sulle 157 imprese, e tra queste abbiamo detto di andare ad aggiungere, no, le imprese che hanno rimanenze, giorni rimanenze su consumi. Mi ha detto maggiore di 200 giorni, non lo so, questo poi dipende dalla singola analisi. Facciamo 300 giorni, sempre nel un gruppetto piccolino, sono 300 giorni, ecco qua. Applichiamo i filtri, da 57 arriveremo, siamo arrivati a 14. Idealux è nel nostro perimetro, no? Ok, per cui questo è un elenco probabilmente più adeguato per analizzare questo caso specifico. Allora cosa facciamo? Azioni, crea gruppo, no? E lo chiamiamo illuminazione 2, eliminare. Capite bene, io non so, in questo momento siete in tantissimi, quindi è difficile capire se ci sono più professionisti diciamo, che fanno assistenza alle imprese o più professionisti che operano in banca, però spesso e volentieri ci viene richiesto di poter elaborare in automatico i benchmark con un click, no? Linus fa qualcosa in questo senso, nell'area riservata vi dà un benchmark automatico Linus che segue determinate logiche, in particolare va a ricercare imprese che hanno un modello contabile simile, però sono dei riferimenti molto molto laschi. La ricerca del benchmark è davvero molto complessa e non può essere fatta con un click perché tutte queste considerazioni che stiamo cercando di fare insieme chiaramente vanno fatte da qualcuno che ha un percorso di analisi e fa un po' come il ricercatore che ogni volta che trova un'informazione la va a scavare per arrivare un pochettino a avere un'immagine realistica insomma, del contesto all'interno del quale sta operando. Allora, vedete che in questo momento abbiamo preso delle imprese che a livello medio hanno rimanenze di 461 giorni, ma andando a rivedere, no, quella tabella che abbiamo visto prima, lo apro da un'altra pagina così ce lo ritroviamo, vedremo che ancora una volta questo 461 è un dato medio, un dato che dipende da appunto valori molto diversi da noi, cioè, il 461 sta qui, no? In realtà dipende, no, da imprese ancora una volta che hanno un valore al magazzino molto molto elevato. Ora, immaginando a questo punto, fin qua ci sono delle domande. Avete delle curiosità, Marco, in particolare se conosci l'azienda o se qualcuno ha dei dubbi su quello che stiamo facendo? Cioè, noi stiamo lavorando sul database per andare a ricercare delle imprese che, almeno dal punto di vista numerico, andando a scavare nel dettaglio, possono essere simili a quelli che a noi interessano. Ci sono dei dubbi su questo fino a qui? Lo ritenete percorribile questo percorso? Vi faccio questa domanda. E soprattutto lo ritenete utile per l'imprenditore? Tenete conto che su questa modalità di lavoro, con il mio caro socio Stefano, quando facevamo altre attività professionali, eccetera, noi un po' ci conquistavamo, lo dico molto sinceramente, la fiducia dell'imprenditore. Perché all'imprenditore chiaramente piace molto che qualcuno lo studi. No? Che vada in qualche modo preparato e lo mette in condizione di capire all'interno di quale mondo si muove, no? E questa non è una cosa che spesso accade, no? È che l'imprenditore serve tantissimo e accetta tranquillamente il fatto che qualcuno dall'esterno possa aver inserito un concorrente che lui non sa bene che non c'entra nulla, no? O che fa dell'altro mestiere. Però in questo modo si apre un dialogo e diventa anche un modo per poter avere un rapporto continuativo con l'impresa, no? E quindi è un qualcosa che secondo me l'impresa e l'imprenditore, grazie Alfonso,
gradisce molto, no? E gradisce ancora di più quello che facciamo tra un secondo, e poi lascio a voi un quarto d'ora di domande, ulteriori spunti, che è quello di andare nel dettaglio. Immaginiamo che con l'imprenditore abbiamo fatto i nostri ragionamenti e a questo punto vogliamo confrontare Idealux con le tre imprese che per l'imprenditore sono esattamente quelle identiche, no? Immaginiamo Platek, Neri e Idealux, suppliendo tre nomi veramente a caso. Allora, come si fa? Dobbiamo avere tutte le imprese in area riservata. Quindi cosa facciamo? Ruotino di sinistra e diciamo trasferisci l'analisi in area riservata ma rimani in area pubblica perché ne voglio trasferire più di una. Ok? Quindi faccio così, clic e mando una di là. Si può fare anche in batch, però diciamo in questo momento mi interessa meno. Tra l'altro vi voglio far vedere una cosa. Se adesso aggiorno la pagina, vi faccio una domanda tecnica, una cosa complicatissima. Esattamente, ma Marco giustamente dice all'imprenditore che piace sapere che la sua azienda è stata studiata con grande attenzione. È verissimo. Vedete cosa vuol dire questo lucchetto? Lo sapete? Nel frattempo io trasferisco anche la Platek e un'altra ancora. Chi è che mi risponde? Che prende il buon Ivan gli darebbe le stelline. Io non posso permettermi di imitarlo, quindi vi posso fare soltanto i complimenti. Chi è che sa cosa vuol dire questo lucchiettino che c'è qui? Esattamente, vediamo se qualcun altro è attivo, è ancora rimasto al caffè. La pausa era di 5 minuti, anticipo. Vediamo se qualcun altro. Luciano, vabbè, Luciano sappiamo che è un cintura nera. Giampiero non devi neanche rispondere. Soltanto due risposte. Oggi siete un po', come si dice, un po' pigri con la tastiera. Vabbè. Fondamentalmente vuol dire, no? Basta passarci il mouse sopra che è presente in area riservata. È molto comodo perché tutte le volte che noi abbiamo degli elenchi in area pubblica, già sappiamo quello che è già disponibile in area riservata. Allora, a questo punto, quindi cosa facciamo? Noi andiamo, dobbiamo fare il benchmark tra la Platek, la Neri e la Idealux. Io me li segno un attimo, anzi faccio in un altro modo. Vado in area riservata. Ok. Vedete che mi trovo le mie aziende che ho appena trasferito. Mi apro. Anzi, l'Idealux mi apro perché il benchmark vi consiglio di farlo sempre partendo dall'azienda principale. Ok. Quindi noi, se riusciamo, oggi veramente la rete non ci sta dando un grande aiuto. Giusto Massimo, corretto, quindi io sono nella mia Idealux, no? Abbiamo detto che voglio fare il benchmark con le altre due aziende che erano la Neri e la Platek, ok? Dal punto di vista operativo è l'operazione più banale di questo mondo, perché lo posso fare in due modi, dall'home page, quindi dove sono adesso, è semplicissimo perché posso andare a cliccare su benchmark, no? Anzi, ne faccio una di qua, una di là, e cliccare su Platek, ok? Faccio così, aggiungi, vedete che la Platek è stata aggiunta al benchmark e procedi. A questo punto io ho un concorrente associato a questa azienda, no? Lo vedete qua, adesso c'è uno, e quindi se vado sotto un nuovo benchmark posso vedere già il confronto tra Idealux e le altre, ok? L'altro modo per farlo, altrettanto semplice, dal menu benchmark, no? Vado sotto sotto dove c'è scritto associa imprese e finisco in una pagina che funziona esattamente come la precedente e mi dà qualche informazione in più. Vedete la Platek che già è indicata perché l'ho associata un secondo fa. Aggiungo, no? L'altra che era la Neri. Che adesso devo vedere, devo ricordare, scusa, lo vado a prendere da qua, Neri Spa. Neri Spa, no, ce ne sono talmente tante che ho scritto Neri dentro che a quel punto io mi prendo il codice fiscale, faccio prima Neri, giusto, giusto, eccolo qua, eccolo qua.
Prendo da qui, vado dove stavo qui, anziché cercarla per denominazione, cerco per codice fiscale. A questo punto la devo trovare per forza. Vedete, Neri Spa, ok? Aggiungi, procedi. A questo punto ho aggiunto due aziende. Tenete conto, leggete bene questi messaggi perché Linus fa tutto un ragionamento che vi mette in condizioni di confrontare le imprese sull'ultimo anno di bilancio comune a tutte, ok? A questo punto andiamo ad analizzare il confronto. Tutti i menu che trovate sotto benchmark sono gli stessi che trovate sotto analisi di bilancio, no? La differenza è che quando ci cliccate qua dentro non vedete un trend, ma vedete il confronto tra le diverse imprese. Quindi vedete Idealux, Plateq e Neri, ok? E vedete esattamente le loro caratteristiche. Vedete che dal punto di vista economico sono molto simili. No? Hanno un valore aggiunto che è intorno al 60%, un po' più basso quello della Idealux, no? E attenzione a questo valore di qua, che è uno di quelli che ci ha creato qualche difficoltà, no? Dal punto di vista del totale, diciamo, del costo per servizi è un po' più alto Idealux rispetto agli altri, quindi 25-27%, 36%. Vedete che il costo del personale è più basso, quindi qua sembrerebbe appunto che ci sia più ricorso a soggetti esterni che non a personale dipendente. Questa è una prima considerazione, poi chiaramente va ulteriormente guardata e approfondita. Dal punto di vista delle marginalità, vedete che sono molto diverse le aziende, perché questa diciamo perde addirittura dopo aver inserito gli ammortamenti, mentre la seconda, che è la Platec, mantiene un 12% di marginalità, mentre la nostra azienda è fondamentalmente intorno al 3 al 4%, no? Rimanendo sul conto economico, sono molto interessanti queste analisi di qua, quindi l'analisi di quota di mercato. Questa piace tantissimo agli imprenditori e potete tranquillamente inserirla nella presentazione, perché vi fa vedere il mercato relativo costruito con questi concorrenti e immediatamente in un colpo d'occhio vi fa vedere le marginalità. Allora, Idealux è la blu, ok? Vedete che in questo micro aggregato, in questo micro mercato, rappresenta circa cosa, il 20% del totale, ok? Però in termini di marginalità, vedete che è molto più bassa rispetto alle altre, no? Vedete che la seconda, la Platec, diciamo, incide sul fatturato per 40%, ma sulla colonna dell'EBITDA incide per il 65%, quindi performa molto meglio delle altre due. Quindi sono tre imprese da questo punto di vista molto diverse. A noi però interessava che cosa in particolare, perché abbiamo fatto questa analisi? Perché ci interessava l'analisi del circolante, quindi volevamo capire che se ci sono caratteristiche tipiche delle aziende che fanno esattamente quel lavoro lì. Andiamo a vedere, possiamo andarla a vedere sia attraverso gli indici che poi attraverso l'analisi dello stato patrimoniale. Vedete che dal punto di vista dei crediti, la nostra Platec è la peggiore, ok? Poi, mentre l'azienda, la nostra Idealux, perdonate, la Platec invece incassa mediamente a 90 giorni, mentre l'altra, la Neri, a 126. Questo non è un dato, diciamo, che stravolge più di tanto. Dal punto di vista dei fornitori sono assolutamente identici. Dal punto di vista dell'Idealux, questa è la prima domanda da andare a fare l'imprenditore. Caro mio, io ho guardato le imprese, mi sono andato a prendere quelle che comunque hanno un magazzino lungo, no? E fammi capire un attimino perché ci sono 696 giorni di rimanenze. Magari mi dà tante risposte, no? Una cosa che potete provare a fare è andare a analizzare voi l'andamento del magazzino sulla Idealux, no? Quindi attraverso anche un ragionamento che è molto, molto semplice, no? Guardate qui, questo è molto interessante. Andando a vedere il trend della Idealux, voi vedete il valore aggiunto che include anche la variazione della rimanenza è sempre stato il 42%, il 40%, ok? Improvvisamente nel 2020 c'è un salto, no? Quindi un incremento del valore aggiunto dettato dal fatto che la componente degli acquisti si è molto ridotta. Quindi c'è un qualcosa
che riguarda il processo degli acquisti e dell'accantonamento a magazzino, magari dei livelli di produzione. Sono mille le motivazioni. Possono avere fatto, per esempio, nel 2020 una produzione, può essere rimasto in pancia un magazzino di prodotti finiti, perché magari avevamo fatto magazzino ipotizzando un'attività commerciale nel 2020 che poi si è completamente fermata e quindi automaticamente i giorni medi si sono schizzati. Sono tutte domande da andare a fare con l'imprenditore, cioè non si possono azzardare se non si conosce bene il caso delle risposte, perché si rischia di dire veramente delle grandissime stupidaggini. Quello che possiamo fare, diciamo, in più come livello di analisi è andare a guardare se per caso nella fonte dati abbiamo delle informazioni in più sul dettaglio delle rimanenze. Come possiamo farlo? Andando a vedere, no, la fonte dati o direttamente lo schema civilistico, no? Scusate. Lo schema civilistico fondamentalmente non fa altro che prendere la fonte ufficiale, la rimette in ordine in maniera appunto utilizzando uno schema di destinazione che ha tutte le righe, che vi consente, se ci sono, di andare a vedere le informazioni in più. Esattamente qui li trovate, vedete. Voi avete il magazzino, no? Il cui totale è esattamente quello che abbiamo visto prima, che è in crescita, e qui vedete il dettaglio delle composizioni del magazzino così come viene dichiarato nella fonte dall'impresa. Quindi vedete le materie prime, no, non è un, sì, è cresciuto ma di circa 100.000 euro. La crescita importante del magazzino si è avuta nei prodotti diciamo, nei semilavorati e nei lavori in corso, no? Questo va chiesto all'imprenditore: come mai, cosa c'è qui dentro, come mai questo valore storicamente è così elevato, no? E soprattutto come mai i tuoi concorrenti hanno un valore molto più basso del tuo, no? Queste cose sono poi quelle che consentono di andare a discutere con l'imprenditore. E all'interno del benchmark potete poi andare a tirar fuori altre considerazioni, dipende poi sempre dall'obiettivo, che riguardano tutta l'analisi di bilancio, per esempio anche quella finanziaria, no? Questo è particolarmente interessante. Grazie Marco per il feedback. Per esempio, dal punto di vista finanziario, questo è estremamente interessante, perché vedete cosa succede? Che mette a confronto i tre rendiconti finanziari, no? La cosa interessante è che la Plateq e la Neri fanno una cassa importante, ok? Mentre un cash flow operativo, mentre Idealux ha perso, no, cash flow anche nell'anno in cui ha ridotto i ricavi, e questa è una grande anomalia, perché generalmente sotto queste condizioni circolante, se si riducono i ricavi si liberano risorse finanziarie. Qua invece non è successo. Non è successo perché ha pagato o dovuto pagare i fornitori per un importo nettamente più rilevante rispetto ai diretti concorrenti, ha aumentato ulteriormente le rimanenze, ok? E ha diminuito i crediti clienti. Questo vuol dire che qualcosa è incassato, e questo è un fatto sicuramente positivo, però il risultato complessivo è negativo. Allora qua bisogna cominciare a fare un'analisi molto più dettagliata, perché se io mi dovessi limitare a quello che stiamo leggendo, non c'è un soltanto un tema legato al tipo di attività che fa questa azienda, ma anche probabilmente a un tema di recupero di efficienza che magari si è perso negli anni e che con il 2020, no, si è ulteriormente acuito. Ok? Quindi il percorso che abbiamo seguito qual è? Quello di studiare il singolo caso aziendale, cercare di capire quali sono le caratteristiche, andare a cercare delle imprese simili. Quando abbiamo capito quello che è l'aggregato, le principali caratteristiche, l'abbiamo ulteriormente ritagliato, abbiamo scelto meglio, se con l'imprenditore lo ribadisco, i concorrenti, siamo andati ad associarli alla nostra impresa e abbiamo visto, no, abbiamo cercato di capire quelle che sono, no, le caratteristiche che ne emergono. E questo poi ci consente di andare a crearci un bellissimo dossier che include la parte storica, la parte del benchmark, che ci possiamo discutere tranquillamente con l'imprenditore. Il mio consiglio è che l'imprenditore vuole, cioè, non è necessario, diciamo così, con l'imprenditore andare a discutere diciamo, di aspetti troppo di dettaglio. Cioè, per quello che vale,
il consiglio, se mi posso permettere, è quello di tradurre in domande quelle che sono le evidenze che derivano dall'analisi, no? Quindi andiamo a parlare in magazzino, ma che fai? Comprate in magazzino, cosa è successo? No? Perché è più alto degli altri e magari non no, indice di rotazione delle rimanenze. Sto dicendo una cosa banale, ma poi questo è importante. Vedete che questa azienda, qualcosa di strano è successo già un paio di anni prima dell'emergenza, e l'emergenza ha dato un po' un colpo di grazia. Quindi, diciamo, di argomenti da discutere con l'impresa e con l'imprenditore ce ne sono sicuramente tanti. Soprattutto poi in questo caso in termini di azioni di recupero, no? Per cui, detto che c'è una certa situazione, con lui l'avete studiata, fotografata, confrontata con i diretti concorrenti, adesso diventa, cioè, insieme a lui dovete capire quali sono gli impatti di eventuali decisioni o eventi che si stanno caratterizzando l'impresa.